Spazio ospiti di Ora Musica, oggi con noi c'è Steel G, in programmazione già da un po' di tempo con l'ultimo singolo, ma dobbiamo parlare dell'EP, di un po' di cose, quindi colleghiamoci direttamente con lui, che in questo momento si trova a... Cinisello Balsamo. Ah, made in Cinisello Balsamo. Allora, ha beccato bene questo singolo, eh? Sono contentissimo, sono proprio, veramente. Come dicevo, questo fa parte di un EP, è già uscito l'EP? Sì, sì, è già uscito, praticamente il 29 di marzo, e sono 6 tracce dove praticamente il mio genere musicale va dal classico West Coast rap anni 90, quindi l'hip hop della Golden Age, dopo di vecchia scuola esattamente. E qua ritorniamo per fare qualche nome all'italiana, vengono in mente Sottotono, quel mondo lì. OTR, Sottotono, gli OTR, Articolo 31, NF e Messaggeri della Dopa, tantissimi gruppi italiani che hanno fatto la storia, che tuttora suonano ancora in giro e portano il verbo in giro e sono, perfetto. L'antologia del rap italiano. Esattamente. Cosa c'è dentro in questo EP? Praticamente parlo un po' delle mie esperienze personali. Io scrivo per sfogarmi, scrivo per poter tirare fuori quello che ho dentro. E in questo EP, con queste 6 tracce, ho dei mood vari, nel senso, dal brano che adesso è in radio, il Misto View, che parla di una vecchia storia, di un vecchio ricordo, di un vecchio amore, per passare poi direttamente a una mia rinascita personale, nel senso, dopo tantissime botte avute nella vita, sono riuscito a rialzarmi con le mie stesse forze, praticamente ho celebrato questa mia rinascita. E poi altri brani, prevalentemente con collaborazioni dal panorama West Coast rap americano, grandi gruppi veterani che hanno rappato anche con nomi importanti, tra cui Snoop Dogg e Dr. Dre, gruppi che comunque negli anni 90 hanno fatto la storia insieme a loro, no? Certo. Perché quel genere viene direttamente dagli anni 90. Io ho fatto queste collaborazioni con questi gruppi, fra cui posso dare qualche nome, Fossum, che sono molto conosciuti anche a livello internazionale, Giappone, Francia, Germania, Sud America, e poi Borok, che praticamente fa parte di un gruppo che si chiama The Dog Shack, che ha fatto tantissimi brani con Snoop Dogg e Dr. Dre. E quindi sono contento di aver fatto queste collaborazioni, perché veramente... Rimangono lì, fanno la tua storia. Esatto. Senti, infatti, sei in giro? Sì, sono in giro, stavo giusto facendo un giro al parco, stavo tornando a casa, visto che giustamente bisogna sfruttare questo tempo ogni tanto. No, ma io in giro dicevi, intendevo serate, cose così. serate. No, beh, c'era anche dell'ironia, no? Come risposta. Esatto, sì, in effetti sì. No, attualmente serate non lo sto facendo, anzi... Sto focalizzando su altra musica, su tante cose, quindi bene. Aspettiamo news, e per averle sei sui vari social. Esatto, sì, vari social, vabbè, il mio sito ufficiale, stilgdaraida.com. Devo farti lo spelling qua, perché volte pensi che Stilg cosa? Allora, perché io purtroppo scelgo dei nomi molto strani. Allora, per il sito ufficiale, prendiamo nota, stilgdaraida.com, stilgdaraida.com. Su Facebook vi trovate anche sotto Stilg. E adesso noi andiamo ad ascoltare ancora una volta Reminisce of You. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Riccardo, grazie a tutti quanti, grazie di tutto.